radiofonica.com. Siamo in compagnia di Marco Paolini qui al Teatro Morlacchi di Perugia con La ballata di uomini e cani, che è un tributo a Jack London, uno scrittore statunitense. Infatti vedremo all'interno dello spettacolo il racconto di tre narrazioni di Jack London. Bene, io le chiedo, la letteratura d'avventura è un po' lontana dal teatro, lei come è riuscito a portarla in scena? Sì, diciamo che se uno vuole l'avventura va al cinema, giusto? Era questo il senso della domanda. Il codice teatro d'avventura non esiste. Beh, noi abbiamo ovviamente meno possibilità di cambiare la scena, però possiamo evocare l'avventura. Chiunque faccia l'esperienza del lettore delle storie di Jack London viaggia con la testa. Il teatro ha accettato questa sfida, abbiamo usato una forma leggera, come dire, la ballata, quindi molta musica, poche, cioè storie brevi, quindi ridurre le parole, però ovviamente quelle ci sono perché portano la storia, e provato in qualche maniera a mettere in scena lui al centro di questo, quello che non si vede quando legge il racconto, l'uomo che le sta scrivendo, perché è affascinante e forte. E secondo me non sembra un uomo di un secolo, morto 100 anni fa, insomma, sembra in qualche maniera un compagno di strada. A chi piace Springsteen, io dico London è come Springsteen, scrive ballate, e chiunque sia un derelitto che legge uno dei racconti di London, dopo dice: io non sono più un derelitto. Io sono il protagonista di un film sui derelitti, cioè è come se ridesse dignità ai margini, ai luoghi e agli animali, togliendo dai piedi una visione antropocentrica pesante che poi 100 anni fa, quando lui scriveva queste cose, era davvero soffocante. Oggi noi abbiamo un'idea di intelligenze diverse degli animali rispetto agli umani, siamo più aperti a considerare delle variabili. Quando lui scriveva questo era scandaloso, ma tanto lo è stato tutta la vita. Diciamo che Jack London infatti era uno scrittore un po' radicale, lei un po' parecchio, lei però ieri ha aggiunto, diciamo, una comicità, infatti abbiamo visto coinvolgeva il pubblico. Come mai questa scelta stilistica? No, questo sono io non sono fedele a niente, sono in qualche modo... Il teatro per me vive di contrasti avvicinati, quindi dramma e commedia, colori, giusta posizione di genere e di stili. Quindi questo è un po' pop, se vuoi, ed è come piace a me stare sul palco. Un'ultima domanda, le chiedo una curiosità per il futuro, se invece ha la curiosità di trattare nel prossimo spettacolo che lei farà un personaggio femminile, oppure preferisce sempre continuare verso personaggi maschili? Ma non so perché mi fai questa domanda, c'hai un'esigenza personale? Perché secondo me il mondo del teatro è pieno di grandi interpreti femminili e di storie di questo genere. Io che sono un autore, se non lo tratto, è perché evidentemente penso che sia più difficile per me renderlo credibile. Non è perché non mi interessa, ma perché non ho mai trovato la chiave per farlo. Ti dico che sinceramente la prossima storia è di nuovo di grande taglio maschile, però non è una scelta ad escludendo, ma è una scelta fondata su quello che mi sento ancora di fare. Bene, grazie a Marco Paolini per Radiofonica.